Buonasera. No, faccio un po' gli onori di casa, anche se in realtà sono un ospite, e introduco a questo mezz'ora di lavoro che vivremo insieme. Non è un vero e proprio spettacolo, di solito non chiamo spettacolo, insegno a non chiamare spettacoli quelli che si fanno al termine di un laboratorio. Oggi è una lezione del corso di teatro, del laboratorio che abbiamo fatto insieme a questo piccolo gruppo ben accredito di allievi di Annapolà. Quindi è semplicemente una lezione, solo che non esiste un teatro, e se qualcuno lo racconta è una paginata, che non ha un incontro con il pubblico. Quindi questa sera vi sfruttiamo, cioè voi siete qui perché ci serve un pubblico per questa che è l'ultima lezione, anche se poi ci rincontreremo per vedere cosa è successo stasera. Anche la scelta del testo e dello spettacolo che state acquistate per partecipare non è casuale e non è fatta per soddisfare il pubblico. È fatta ad uso pedagogico e didattico di chi ha fatto il laboratorio. Okay? Quindi è una scelta dovuta allo studio, diciamo, delle persone che hanno lavorato con me in questi mesi. Ho deciso, diciamo, poco democraticamente, ma il teatro non è molto democratico, di prendere un testo classico italiano e rielaborarlo come si fa nel teatro contemporaneo. Quindi quello che state per vedere è una rielaborazione di un atto unico di Pirandello, un atto unico molto poco conosciuto, anche per evitare confronti con grandissimi attori che hanno messo in scena Pirandello, che lascerei, insomma, stare senza toccare il capo. Ed è un atto unico poco conosciuto, scritto quasi sicuramente con l'idea di essere trasmesso in televisione, quindi negli ultimi anni di vita di Pirandello, abbondantemente rielaborato da noi, ma fondamentalmente è quello. Il tema, non me ne parlo più di tanto per non annoiarmi ancora di più, ma fondamentalmente è un dialogo fra persone morte e persone morte, e c'è anche qualcuno vivo. Sta a voi decidere chi sarà vivo e chi no. E il tipo di allestimento, cioè il modo in cui abbiamo lavorato su questo testo, è anch'esso didattico. E siamo partiti, volendo lavorare comunque sul teatro del Novecento, siamo partiti da Brecht. Questo poi sarà argomento di discussione con i ragazzi che sono sul palco durante la cena, che sicuramente faremo. Diciamo durante l'ultima lezione, in cui analizzeremo come è andata la serata insieme. Partiamo da Brecht, che è uno dei fondamenti del teatro del Novecento, e quindi è una lezione spettacolo, chiamiamola così, molto basata sul modo in cui faceva regia Brecht ai suoi tempi. Quindi non vedrete nulla di ipermoderno e contemporaneo, ma vedrete una recitazione il più possibile molto legata al periodo di Brecht. Chiusa questa enorme parentesi, dato che dopo non vi dirò più nient'altro, ci tengo da subito a ringraziare voi che siete venuti, la Filodrammatica che ha organizzato questo corso, ma anche un po' tutte le persone che ci hanno dato una mano, soprattutto negli ultimi giorni qui in teatro, e vi chiedo di prestare la massima attenzione, se possibile, che vuol dire anche spegnete i telefoni, ma tremendo da dire, la massima attenzione possibile a chi è sul palco questa sera, perché proprio hanno bisogno della vostra attenzione. In teatro noi spesso seguiamo dei maestri, delle correnti di pensiero che ci sono in teatro come in tante altre pratiche. Io sono stato molto fortunato, ho conosciuto molti di quelli che sono considerati grandi maestri del teatro contemporaneo, ma quello che ho imparato da loro fondamentalmente è che in teatro
non ci sono dei grandi maestri, ci sono dei grandi allievi. Cioè l'attenzione deve essere rivolta a chi è sul palco e al dialogo con voi. La pièce che state per vedere dura soltanto 30 minuti e vado a spegnere le luci. Guarda, scusi, che guarda? È così? Naturalissimo. Lo so. È quasi una settimana che sono qua. Ormai non ci faccio più caso. Comunque a lei le sembra così naturale? Ma sì, certo. Anzi, semmai come filosofo mi stupisco di non aver saputo prima una cosa tanto ovvia. Ma se le sembra ovvio. Se vuole, glielo spiego in due parole. No, lasci perdere. Cosa vuole che mi cambi un suo ragionamento postumo? Postumo? Ma che postumo? Io continuo a ragionare come lei a essere grassa, caro mio. È che forse lei in vita si immaginò le cose come se fossero vere. Invece non erano altro che illusioni che le servivano per campare. Capisci ora? Come vuole che capisca? Parla troppo sottile per un uomo grasso come me. Grasso. Quello che resta di un uomo grasso. Guardi, le faccio un esempio facile. Prendiamo questo cimitero qua. Lei lo vide chissà quante volte in vita. Qualche volta ci veniva a passeggiare. Ecco, e non le venne mai in mente che le tombe non erano fatte per i morti, ma per i vivi. Dice dello sfarzo delle tombe? No.
quella è una storia vecchia. Dico del bisogno che ha la vita di fabbricare una casa ai suoi sentimenti. Non basta ai vivi di averli dentro i sentimenti. Vogliono vederli anche fuori, toccarli. E costruiscono loro una casa, fuori, dove naturalmente chi ci ha? Nessuno. Come nessuno? I morti? No, caro mio. Di noi poveri morti, dopo un po' di tempo, cosa vuole che ne resti di quelle fosse là? Semmai un po' di polvere? Niente. E cosa sono allora le tombe? Il ricordo, l'affetto, il rispetto, la devozione, tutti i sentimenti dei vivi, che non contenti di essere coltivati dentro, o temendo che dentro non sarebbero durati a lungo, si sono pagati il lusso di una casetta fuori, quelle tombe là. Chi ci abita? Se i vivi li hanno ancora dentro, ci abiteranno loro, i sentimenti, o se no, nessuno. Ma andiamo avanti, stia a sentire. Io avevo in vita un cagnolino. E gli ha costruito una tomba. No, no, che è ancora vivo lui, di là, tanto caro, poverino, bianco, nero, vispo, un diavoletto. Me l'ho portato spesso a spasso con il suo campanellino d'argento nel collarino. Saltellava che pareva non toccasse mai terra. Ma mi faceva spesso dannare. Voleva entrare in tutte le chiese, capisci? E io dietro. Bibì, bibì, qua, bibì! Non riusciva a capire perché a un cagnolino, bellino come lui, non fosse permesso di entrare in chiesa. Mi guardava, convinto che là non ci stesse nessuno e che lui perciò potesse entrarci. Ma come non ci sta nessuno, bibì? Dicevo io, carezzandolo, ci sta il più rispettabile dei sentimenti umani, con il quale, non contento neanche lui, abitare nel petto dei vivi, ha voluto fabbricarsi fuori una casa. E che casa? Cupole, navate, colonne, marmi, ori. Ecco, ora forse lei mi capisce. Come casa di Dio, senza dubbio infinitamente più grande e più ricco il mondo che una chiesa. Quello che conta è pregare, non dove si prega. Ma questa è la sorte di tutti i sentimenti che vogliono costruirsi una casa. Si rimpiccioliscono per forza e diventano anche un po' infantili per la loro vanità. Ed è anche quello che è successo a noi anime quando siamo finite nel corpo di un uomo. È soltanto un involto, un'apparenza. Ma allora io, lei e tutti quelli che escono da quella porta là, cosa siamo? Apparenze d'apparenze? No, perché? La stessa apparenza, ma con questa differenza, che quella che ci davano gli altri è là, è la tomba. Quella che ci davamo noi è qua, per poco più, in lei e in me. Noi ne siamo, insomma, la vanità ancora per poco superstita. Un'ultima ombra di illusione persiste ancora in noi. E ci piace ancora tanto tenere la nostra vana parvenza, che dobbiamo ancora aspettare per liberarcene, essa a poco si diradi e si dilegui. Già lei, forse per effetto dei miei discorsi, mi sembra un po' più rarefatto. Ah, ecco, è bastato che glielo dicessi e lei subito si riaddensa. Sono pesanti e ti fanno.
povera Hulda. Che cosa la trattiene ancora qua? Mi ricordo il giardinetto della mia casa al sole, un tappetino verde alla finestra, la vasca con i pesci, le foglie cadute a terra. Ma è solo per quel suo giardinetto il ramai? No, non è solo per quello. Vede, a me piacevano i fiori, piaceva vederli crescere dalla terra, ma loro non me lo dicevano che ero vivo. Mi piaceva ascoltare il mio respiro, mi piaceva sentire l'aria che entrava dentro di me, ma non me lo diceva che ero vivo. Mi piaceva la pioggia, mi piaceva guardare le gocce che scendevano dal cielo, ma loro non me lo dicevano che ero vivo. Non è che non me ne rendessi conto, è solo che gli davo poca importanza. Invece adesso ho capito che erano proprio queste cose che mi facevano andare avanti e che mi facevano superare i momenti difficili della vita, tipo quando mia moglie la domenica mattina diceva di andare alla messa e invece andava dal suo amante. Ah, poverino, lo sapeva? Certo che lo sapevo, era una cosa vera, non era un'illusione. No, caro, potrei dimostrarle che era solo un'illusione, come tutto il resto. No, ma che illusione, erano corna vere. Ma no, era lei a darle quel senso. E quale altro senso potrebbero avere? Le corna sono corna. Ecco, vede, queste che lei chiama corna, le pare che avessero lo stesso senso per sua moglie che per lei, se a sua moglie davano piacere e a lei dolore? E da cosa nasceva il suo dolore, se non dall'illusione che si era fatta che sua moglie le appartenesse? Sono tutte idee vane, come tutta un'idea vana è la vita. Una sua idea era sua moglie, una sua idea è il suo tradimento, una sua idea è il suo dolore. Il guaio è questo, che la vita non è possibile se non a patto di dare un senso a tutte queste nostre idee. Bisognerebbe non vivere, caro mio. Forse hai ragione. Forse non stavo troppo male proprio perché davo poco peso a queste cose. In effetti, anche il tradimento di mia moglie per me era quasi un sollievo. Ma non totale, perché comunque sapevo che lei non era soddisfatta neppure con il suo amante, come non era mai soddisfatta di niente. Farà una brutta fine, e anche per questo non so staccarmi da qua. L'aspetta? Certo che l'aspetto. Oggi, domani, il suo amante la ucciderà. Ne sono sicuro, gliel'ho detto negli occhi. Ma come? Ora che potevano essere felici? Lei sarà anche un filosofo, ma delle cose della vita non ci capisce proprio niente. Venga qua che le spiego. Vede, da quando quei due si frequentavano, lei sfogava su di lui tutta la sua rabbia, mentre con me era ritornata serena e leggera come a primi tempi. È quel certo marito che fa quel certo amante. Se il marito non c'è più, anche l'amante cos'è? Non è più l'amante. E per questo lei ne cercherà un altro, e poi un altro, e poi un altro ancora. E crede che la ucciderà? Certo che la ucciderà. Alla prima risata la ucciderà. Quella sa solo ridere. In 20 anni di matrimonio non l'ho mai vista versare una lacrima. Adesso si trattiene perché deve portare il lutto per la mia morte, ma non potrà resistere per molto. Appena darà il via quella sua insopportabile risata, la ucciderà. È come un gorgoglio che le sale dalle viscere. Appena il suo amante vedrà spalancarsi di fronte quella bocca rossa con quei denti affilati, non potrà fare a meno di ucciderla. O forse l'ha già uccisa e tra poco la vedremo uscire di là. Eccola! Mica le farà impressione vedere il mio segno.
aperto e ferito, coi capelli. I miei capelli ora sono tutti arruffati. Ha una spazzola? No, perché se avevi una spazzola me li sistemavo i miei capelli arruffati. Lo sai, caro, mi lasciò là per tutta la mattinata sdraiata sul letto. Così, guarda, con tutto il seno scoperto e ferito. E tanta gente entrò a vedermi, e credo che mi abbiano vista. Sì, di sicuro mi hanno vista, il seno scoperto e anche le gambe nude. Sì, un poco. Era proprio un imbecille. Credette di farmi male. E anch'io, sì, anch'io, ebbi una gran paura che mi facesse male. Voleva prendermi e io gli sfuggivo. Gli ballavo intorno come una matta. Giravo come una trottola. Poi, a un certo punto, sentii un colpo forte. Qua, sul petto. Caddi a terra e lui mi sollevò. Mi sdraiò sul letto. E mi baciò ancora. Poi, con la stessa arma, si ferì anche lui, su di me. E lo sentì cadere, pesante, a terra. Lo sentì gemere ai miei piedi. E mi durò sulla bocca il caldo del suo bacio. Un calore forte, impetuoso, che non avevo mai sentito prima, ma forse era sangue. Ah, ecco, era sangue. Infatti, mi pareva impossibile, perché mai nessun bacio mi aveva bruciata così. Rimasi lì, sdraiata sul letto, mentre il soffitto bianco della camera mi pareva che piano piano mi schiacciasse e tutto intorno si faceva sempre più buio. E io dentro di me sperai che quell'ultimo bacio finalmente mi avrebbe dato il calore che per tutta la vita avevo sempre desiderato. Invano. Sperai che quel bacio finalmente mi avrebbe fatta rivivere, guarire. Invece niente, era sangue, era l'inutile bruciore del mio sangue. Guarda, guarda che viene di là. Alza la testa da quel bastone, guarda che viene di là.
Alla fine, che senso ha venire ogni settimana qua al cimitero solo per salutare? Che senso ha per noi o per loro? Per loro? Chissà che senso ha per loro? Se lo sanno, se se ne accorgono. Ma di che cosa si dovrebbero accorgere? Di cosa? Di essere morti. Chissà se si accorgono di essere morti. Se la loro vita subisce un qualche cambiamento o scorre ininterrotta e non si accorgono di nulla. Dici che ci lasciano continuare a vivere così, nell'illusione, nell'apparenza e senza neppure avvisarci? Perché? Quando nasci qualcuno ti chiede il permesso? No, nessuno, ma che c'entra? Intendo dire che nella vita non siamo forse circondati da illusioni? Se tutto quello che abbiamo intorno fosse una finzione, un disegno di un qualche dio fantasioso, credi che ce ne accorgeremmo? Vedremo qualche differenza? Ah, io di sicuro non la vedrei la differenza. Scemo. Comunque, se ci pensi bene, qualcuno vive già una vita che quando sarà morto non sarà facile che si accorga della differenza. Ma alla fine non è proprio questo il punto. Avremo coscienza della nostra vita dopo la morte? La rivedremo come si guardano i ricordi lontani? Poi ne avremo una visione lucida e chiara su cui riflettere. O semplicemente non ci ricorderemo di nulla. Non lo so. Credo però che ci si accorga di essere morti e che per questo si resti legati alla vita vissuta da vivi, almeno per un po'. Quel tanto che basta per chiudere i conti con la vita, per saldare gli ultimi debiti, soprattutto per esaudire gli ultimi desideri. Lo spero, perché i debiti la vedo dura lasciare questa vita avendo risaldati tutti. Io direi lo stesso dei miei desideri. Hai dei desideri non realizzati? Certo, perché? Tu no? Sì, come tutti, ma con la soddisfazione di aver sempre lottato fino in fondo per realizzarli, di averci provato. Per raggiungere un desiderio, ma chissà che cosa resterà dopo la morte. Forse può essere proprio questo. Possono essere i rimpianti a farci accorgere del cambiamento, del fatto di essere morti, intendo. E quindi, secondo te, sarebbero i rimpianti a tenerci legati alla vita? Dico che anche se morti, sarebbe difficile lasciare del tutto questo mondo con dei desideri non realizzati. Ah, ecco. Sì, sono d'accordo. Hai proprio ragione. Sono i desideri a fare la differenza tra la vita e la morte. Durante la vita ciascuno di noi ha dei desideri e lotta per raggiungerli. Oppure può aver paura di raggiungerli. Da morte invece saremo soddisfatti di tutto. Ecco, essere soddisfatti di tutto. Serve questo per morire da solo. Dai, siamo arrivati. Bastone, chissà chi ce l'avrà lasciato.
paura che io solo resterò sempre qua, continuando a ragionare. I was
Non c'era la mano.